Siamo al Museo Bilotti di Roma, dentro un'opera di Renata Rampazzi che qui espone Cruor, una mostra anche dolente. Ce la spiega? Dunque, siamo in un'installazione che io ho studiato qualche tempo fa per cercare di coinvolgere lo spettatore, il visitatore, non lo spettatore, quello è il cinema, il visitatore che entra nella mia installazione a sentirsi coinvolto attraverso i miei teli, attraverso queste immagini dolenti, lavate di sangue, ricordi di donne uccise, e ci sia una sua emozione, un'emozione che mi dia la soddisfazione di sapere che quello per cui ho lavorato per anni, dall'inizio degli anni 80, dai primi quadri che avevo fatto molto violenti, a quando sono tornata a questa cosa 2 anni fa, perché c'era la recrudescenza del femminicidio, che abbia un suo risultato o che dia comunque quello che io desidero, cioè che qualcuno entrando qui si senta fra le musiche, che non si possono sentire adesso così, le musiche e i veli dipinti, questi veli impalpabili dipinti con molta difficoltà, col cambiamento dalle tele, cioè di qualità di quello che poteva essere la struttura del lavoro, si senta, insomma,